Bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Simmizzando Episodio numero 12 Nel quale ragazzi Vediamo subito il caro Mike Rompere le pere alla dorata Beth Ora Lui l'ha importunata maliziosamente Diciamo che qui c'è la dolce <ride> Ragazzi Miranda che voglio dire, guardate, che bella che è col pancione, ragazzi. Le dona, le dona veramente tantissimo. Che vedendo un po' che lui, no, fa un po' così lo scemotto, diciamo, lo aiuta a recuperare una cattiva relazione. Diciamo che questo è un modo per portare a termine la direttiva che mi aveva dato Eroic Hall, eh, nel quale, appunto, mi chiedeva, nello scorso episodio di far pace a Mike e a Beth quindi magari immaginiamo che ora lei sia intervenuta a lui, si sta scusando dice guarda effettivamente lei mi ha fatto riflettere io sono veramente pentito ti chiedo scusa sai sono un burlone comunque ragazzi poi ci si vede eh, perché ora devo andare a lavorare va bene caro vai buon lavoro quindi ragazzi direi che vi illustro brevemente le direttive e poi ci rivediamo direttamente al matrimonio fra Mike e la nostra fantastica Miranda, io nel frattempo posso dire di aver concluso la direttiva che mi aveva dato Roy Cole di far far pace a Mike e Beth perché ci tenevo giustamente ti ringrazio, ringraziare Cole, era giusto. Allora, sempre Roy Cole mi dice Zoe deve flirtare con Joe in preda all'alcol e all'euforia della vacanza, ma Joe la rifiuta, arrabbiandosi perché si sente già in colpa per aver tradito Mandras e dopo la vacanza non si frequenteranno per un bel po'. Ok va bene ci sta Dopotutto ragazzi anche le migliori amiche litigano Quindi ci sta va benissimo Dreamlike Moon mi dice Le ragazze fanno una bevuta spaziale di cocktail selvadoregni E finiscono per flirtare Ma il giorno dopo decidono di rimanere solo amiche Se dopo il flirt vogliono andare oltre ha lasciato a me la libertà di decidere da farsi. Oh, va bene, ti ringrazio Dream. Ali mi dice, Mandras si sente in colpa per aver tradito Joe. Così la chiama e confessa. Ma lei gli sbatte il telefono in faccia. Perché lei ovviamente ragazzi è una santa. E si può permettere di sbattere il telefono in faccia a Mandras. Ah, eh, Joe, Joe, Joe. Lui si presenta a Selva Dorada. E la trova a letto con il tizio. Eh, il caro Selva eh, Dell'altra volta. La trova a letto, dicevo, con il Selva Così se ne va infuriato. Incontra Zoe e boom, l'ormone alla meglio. La vacanza termina con Joe e Mandras in crisi, Joe incinta del selvadoregno e Zoe incinta di Mandras. Ragazzi, mamma mia, beautiful, ci, proprio ci spiccia a casa a noi, ma veramente non lo manderanno più in onda perché dopo che abbiamo creato noi sta roba, ma che voglio dire, cioè, ci chiederanno i diritti. Allora, dunque, Adana invece mi dice, Mandras vuole farsi perdonare, così raggiunge Joe a Selvadorada e le chiede di sposarlo dopo aver confessato l'errore e chiedere umilmente perdono. In più mi ha dato anche una direttiva, eh, sempre per Selva Dorada. Gio deve esplorare il tempio e finirlo. Io ragazzi temo questa direttiva, veramente la temo, perché veramente ho il timore che qualcuno possa schiattare. Ve lo dico proprio dal profondo del cuore, perché però mi piace, perché io avevo chiesto qualcosa da fare a Selva Dorada e mi piace questa direttiva. Ti ringrazio Adanay. Tartol mi dice Mandras dovrà confessare il suo tradimento a Joe, che sarà furiosa, ma poi farà di tutto per riconquistarla, mentre lei non gli confesserà mai il suo tradimento. Poi Lil Grace mi dice Zoe presa dall'alcol, ci prova con Joe, solo che quest'ultima inizialmente ci sta, ma poi sarà la stessa Joe a terminare questo flirt improvviso. E infine Dragon Animo Invisibile mi dice Se il figlio di Mike e Miranda sarà una femmina, quindi quello che dovranno avere diventerà la migliore amica di Lemonie e tutti i bambini insieme creeranno un club e si divertiranno a fare delle maracchelle fino all'età di giovane adulto. Lui mi ha parlato ragazzi di cleptomania, ovviamente io addirittura cleptomania non mi sento di farla non per qualcosa ma perché come ho scritto anche a Dragon in commenti altrimenti eh, dovrebbero avere tutti lo stesso tratto che è kleptomane, per poter essere no mh, mettere in pratica effettivamente ragazzi la cleptomania quindi Diciamo, io l'ho interpretata che faranno casino, ragazzi. Faranno un sacco di casino eh, fino all'età di giovane adulto. Ok, ragazzi, ci siamo. Il momento del parto è giunto. Mike, ragazzi, è nel panico, ma ha voluto ovviamente accompagnare la sua fidanzata. Perché sì, ragazzi, nel frattempo si sono fidanzati e è nata una femminuccia. Oddio, ragazzi, quante femmine eh? nascono. Un sacco di femmine. Allora, fermi. Allora ragazzi, eccoci qua come al solito, siamo su random.org random per inserire ragazzi, io ho già fatto qua dal il numero 1 al numero 7 perché vi ricordo che ehm, ci sono appunto 7 persone finora che mi hanno dato, sette amici che mi hanno lasciato comunque dei nomi per ehm, eventuali bambini, all'inizio erano i, i nomi diciamo per eh, la, i bambini di Joe. Presunte adesso invece comunque ragazzi avendo qua tutta la lista io ho pensato di continuare basandomi su questa lista qui. Ovviamente se volete aggiungere dei nomi ragazzi fatemelo sapere perché voglio dire la lista mh, può sempre ampliarsi, cambiare insomma. Ma adesso da 1 a 7 ricordo 1 Tartle Tartle, 2 Dream Like Moon, 3 Chiara Channel, 4 Adanae Sims, Queen, 5 Lil Grace Simmers, 6 Heroic Call, 7 Dragon Animo invisibile, 3, 2, 1. Esce il numero 4 Adanai e lei mi aveva proposto. Io sono contenta, ragazzi, che se scende di nuovo lei. Perché, fatalità, quando diciamo questo qua è il bambino di Mandras, comunque, no? Anzi, la bambina. Eh, è un modo comunque per sempre per omaggiare, no? Eh, Mandras. Quindi, io ragazzi ho ancora due nomi: Greta e Maya. E questa bambina la chiamerò Greta. Greta, Grey, ok. Ok. <ride> Dicevo loro intanto ragazzi si sono fidanzati oh, Eccola qua la patatiosa, patatiosa Si sono fidanzati sì ragazzi Perché off camera ovviamente sono andata avanti E quindi Tra poco assisteremo al loro matrimonio Vedete si sono fidanzati oh, Oddio guardate comunque ragazzi Quanto è felice Guardate quanto è felice la nostra Miranda Tesoro anche se ci siamo messi insieme in modo un po' bizzarro. Un po' inusuale. Ci siamo trovati. E ora staremo insieme per sempre. Io me lo auguro perché per come vanno qua le cose, cara, il per sempre non so quanto durerà, però va bene. Resteremo insieme fino alla prossima direttiva. Sì, più o meno che, cara, il tempo è quello. Ma sono entrambi convinti e bellissimi, ragazzi. Poi chi se ne frega se nessuno sta guardando, ma. Loro ci tenevano ad essere i loro due. Sono a città di tutti, ragazzi, perché, cioè, comunque vestiti bene, eh, ma una, un matrimonio molto semplice. Soltanto loro due. E il loro amore. Come si fanno a non amare questi due? Devo dire, ragazzi, che mi piacciono un sacco come coppia. Ringrazio ancora una volta Dragon Arm Invisibile per avermi dato questa direttiva. Adesso, però, non perdiamoci in ciance, perché se non ricordo male guardando, ovviamente, ragazzi, gli episodi della mia cara amica Dream Black like Moon, da qualche parte qua dovrebbe esserci un cespuglio di quelli utili cerca di avere un figlio con Mike. Se ce la fanno, eh ragazzi, ma che fai a insieme? Vivono già insieme da lascia stare, non... lascia stare, non sei mai aggiornato, caro. Guardate che posto meraviglioso. Oddio le fratte, eccola lì. No, vabbè, scusate, dicevo che posto meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso e anche molto molto romantico. Quindi se questi due ce la fanno prima di notte Beh, già mezzanotte quindi fate voi Un attimino ragazzi, magari acceleriamo un attimo Arriviamo al dunque Perché sono curiosa come una scimmia E ovviamente ragazzi, anche il fichi fichi avviene in modo del tutto Usuale Biglia Uh, è in dolce attesa Ragazzi è in dolce attesa Ragazzi è in dolce attesa È in dolce attesa Allora, no. sono emozionata ragazzi, vi giuro poi lei non si vede niente appena rimane incinta Di solito sbucano le pance E invece lei è una di quelle signine a cui non si vede proprio niente uh, Chiacchiera con Mike Condividi Mike caro Tesoro Quimbo Regineo Sono incinta E lui uh, Aspetta Ci siamo appena sposati Com'è possibile e lei, ma caro, siamo su The Sims. Come fai a non aver capito ancora come funziona? ma darmi i piedi? E lui, oh no, mio dio. No, è un regalo bellissimo, avrei detto anche una macchina, eh? Però io, padre, mamma mia, mi ci vedo un sacco. Tesoro, non dire queste. Non, non darmi poi le bidonate, eh, voglio dire, non dire scemenze. Anch'io non vedo l'ora di diventare la madre di tuo figlio. Quindi, diciamo che vengono qua, no? Ordinano una bevanda di gruppo. Ma sì, devono essere bevande come mi ha detto Dream, ragazzi, locali. Forza, beviamoci su. Sta dicendo la cara, la cara Jo. Eh, bevi, 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 che ti passa, tesoro. Ora non c'è più il desiderio, non so perché, ragazzi, ma si perdono così i desideri qua. Vabbè, però, ricordiamoci il famoso desiderio della nostra Zoe. Quindi. Vieni Zoe so, tesoro, beviamo, alla nostra Lontano dai figli Già è mezza sbronza ragazzi, perché ovviamente ho immaginato che anche prima, comunque un po', no? Hanno iniziato a bere, ecco Ecco, va, sedete alla tavola rotonda, così vedete qua Dio santo ragazzi E vediamo, perché mi è stato detto che mh, Lei deve rifiutare inizialmente il flirt della nostra Zoe, ma non so ragazzi, perché poi i semini sono imprevedibili, diciamocelo, quindi proviamo con un flirt, un flirt, un flirt, sei bella come una rosa tesoro, ma stai scherzando, ma ti bruci, cioè ti sei, sei fumata qualcosa tesoro, ma che dici, oh mio Dio, ma che dici, oh Dio, ti serve una medicina secondo me e lei, ragazzi, ci è rimasta un po' male, la sbronza triste. Ma cosa dici? Ma sei impazzita? Ti immaginate la ragazza che sei so tipo mezza sbronza, cioè mezza, tutta sbronza? Secondo me ti sei fatta influenzare troppo dall'ultimo romanzo che hai letto. No, non sei il mio tipo, tesoro. Piuttosto vado con un tirannosauro. Madonna mia, tesoro, ma perché la tratti così? <ride> Ma sì, dai, io. Insomma, scherzavo, no? Vedi, sto ridendo. Era una palla la mia, cioè, scherzavo. Non hai capito? Sì, giocando, ovviamente, ma no, un po' come quando si giocava da bambini con la casa delle bambole o con i dinosauri, appunto, per restare in tema di ciò che mi hai detto Oh mio, aspetta, che mi squilla il telefono, ragazzi. Immaginiamo, che mandra sola, ci manda a quel paese, ragazzi. Però, immaginiamo. Che, che però faccio? Che lei abbia ricevuto quella famosa telefonata, ragazzi, da il caro Mandras. Perché vi ricordo che Mandras la chiama: Ma sei pazzo? Vabbè, immaginiamo proprio lampo, ragazzi. Immaginiamo che la chiamata sia durata un pochino di più e l'abbia abbia detto: Guarda, io devo dirsi la verità, ti oh, ho tradito. E quindi ora adesso magari lei, ragazzi, me la immagino, ha preso, e le ha sbattuto il telefono in faccia e magari viene qua fuori, no? A riflettere perché voglio dire, comunque, ti hanno appena detto che ti hanno messo le corna, ragazzi. Un minimo, no? Ok, ragazzi, si sta per consumare la tragedia perché Mandras è venuto qui come da direttiva per oh! colta in fallo. Nel vero senso della parola, ragazzi, per chiedere perdono per il suo tradimento e invece, ragazzi. La becca qui. Oh mio Dio, povero cucciolo, guardatelo! Guardatelo, ragazzi! Oh mio Dio, ragazzi! Eh, tesoro, direi che non puoi dormire. Svegliati. È a quel punto, ragazzi, che lui, ovviamente... Si no? Le urlerà parole proibite. Oh, e lei, oh mio dio, ma cosa ci fai oh. qui? Cosa, cosa fai qui? Ero venuto. Ma no, qua ti lavora fra un'ora, ma vai via. Ero venuto a chiederti perdono. No, non dovevi venire qui, sai? Ma la bambina, non potevi lasciarla. Ero venuto a chiederti perdono. Devo dire, ragazzi, neanche si inalbera. Ma come mai ho detto urla parole proibite? No, chiacchiera. Dovevi urlarle Ma che scusati Dovevi urlarle Parole proibite no. Tesoro Allora Capisco <ride> che sei sotto shock La devi insultare tesoro Dai il mio dolce muffin Voglio dire È capitato Guardate lui Oddio ragazzi Non riesce Ad arrabbiarsi con lei respingila. Sono due ore Sei Veramente guarda E io ero venuto anche qui A chiederti perdono Beh ma che te l'ha fatto fare Di prendere l'aereo Per venire qui Tipo, sa un po', no, ragazzi. Ma dai, mettiamoci una pietra sopra. Ho il cuore in frantum. Non credevo. Come hai potuto? Io, eh? Beh, non è che tu sia stato molto meglio, tesoro. Hai eh, gli occhiali da sole? Oppure gli occhi foderati di prosciutto che non vedi i tuoi difetti? Beh, eh, gli errori. Guarda, adesso è meglio che me ne vado perché altrimenti non so cosa potrei fare. Cosa fai? Mi sbrani come se fossi un, din un dinosauro? Eh? Su, forza, ci siamo calati entrambi le braghe. Ma che vuol dire tesoro? Siamo rimasti in mutande. Un tradimento può capitare? No. No, sei veramente pessima. Guarda, io in questo momento è meglio che me ne vado, non voglio vederti. E quindi ragazzi, ora lui smette di parlare con lei e facciamo... Io ragazzi lo mando a fare jogging così, giusto per togliercelo un attimo di torno. E lei ragazzi rimane... No, come dire... Cacchio, ho fatto là. Cavolata, Porca puzzola. Ebbene, sì, tesoro, l'hai fatta. E adesso, tuttavia, Quink. Lui, Quink. <ride> guarda. Io, forse, è meglio che me ne vado. Non se l'è presa poi. Mandras con il tizio. Dove vai? <ride> Dove cappero va vapore, questo, ragazzi? Ma voglio dire, ma fate come se foste a casa vostra, proprio. Eh? Non c'è. Vabbè, dicevo, è a questo punto. Vedete, lui, ragazzi, tristissimo. Tristissimo, guardate. Guardate la delusione, ragazzi, sul suo volto. Dio mi dispiace troppo. Però è a questo punto che la nostra si farà un... andrà in bagno, ragazzi. Il test famoso test. Lei deve rimanere incinta. Sarà rimasta incinta, Chi lo sa, ragazzi? Ma questo viene pure in bagno. Ma mi scusi, un po' di privacy? No. no ok, no. ragazzi, ci siamo. Mentre la nostra, che è imbarazzata, perché ragazzi, guardate qua, sorpresa con un altro sim per il tradimento, forse non è una grande idea tenere in piedi relazioni multiple. Soprattutto se una deve restare segreta, i due qua stanno a casa e diciamo che lei. Lo ha rincuorato, lui immaginiamo, ragazzi, che nel frattempo, mentre lei è uscita così, no? Eh, lei lo abbia rincuorato e lo sta facendo ridere. Ma anche parlare, ragazzi! Lo fa parlare, lo fa parlare, lo fa parlare. E quindi lui si sfoga con lei, si apre. Eh, e diciamo che nel no consolarsi vicenda cioè, perché ma dai ma poi sei un così bravo ragazzo è un bel ragazzo hai un così bel sorriso poi ragazzi Solotto um, cioè, aiuta in queste cose perché fondamentalmente ha il tratto di aura romantica tipo quindi in questi vabbè fai sicuramente breccia nel cuore delle donne e lui dai non dire così Uh, quello che è successo comunque è una macchia nel mio cuore certo tesoro e quindi lei sì ma dai prova a pensare alle cose belle della vita no sei un così bel ragazzo io ragazzi immagino comunque che lei sia ancora come dire un pochino sbronza perché lei ragazzi è ritornata praticamente che era mattina Inoltrata anche pomeriggio quasi, e quindi fondamentalmente diciamo che no, lei sta ancora parecchio. Brilla ecco quindi io la immagino così la questione, ok? Guardate qua la barra come va, eccovi qua, sussurra smancerie, dai tu sorridi. Fammi un sorriso, fammi un sorriso. Immaginate ragazzi, così dai, su, che sicuramente tutto si aggiusta. Però sapete no? Eh, sotto sei giù Stampero, ragazzi. Vabbè, lei lo provoca in modo flirtante. Lei perché è un po' sbronza, lui perché, ragazzi, comunque no? Eh, è molto giù di morale. Mm, e quindi, come dire, eccovi qua: i due prima che torni giù, se non sono cacchi, ragazzi. Se non sono cacchi, ecco, io ve lo dico, eh. Um, a questo punto, ovviamente lei lo guarderà nel profondo degli occhi dai ti faccio un massaggio così Ti rilassi un pochino no e lui grazie sei così cara e lei ma figurati quando vuoi eh sì certo come no ed è proprio a questo punto fra un flirt e l'altro ragazzi miei quando lo so veramente la tragedia si sta per consumare perché si torna anche giù Ragazzi, davvero, veramente molto, ma molto male. Scambiatevi i numeri di telefono, sai, noi non siamo mai stati poi tanto amici, ma se hai bisogno di qualcuno con cui parlare, con cui aprirti, certo, cara, come no. Eh, io sono qui, lo sai, insomma, ti mando un bacio amichevole, dopo che... E quindi è a quel punto che, come dice Ali, l'ormone mi, mi impazzisce, ragazzi. E scatta il primo Eccola là, lei è tornata ragazzi. No, io l'ho aspettato tutti perché qua... Ma dai, ma è tornata con lui, per favore, vi prego. Um, facciamo che tu, per... No, come posso dire? Per ragazzi, lei magari per no, non ripensarci, cioè, sfogare, diciamo così, la tensione. Rainbow. Dopo aver fatto gli acquisti si concede oh, un po' di jogging, così, per pensarci su... Brava tesoro, un po' di forma fisica male non si farà, ok? Lame. dai Mua. lo sai sei anche tu molto dolce <ride> e carina mi siete baciati nel frattempo <ride> che io eh certo, <ride> mi va, eh. e quindi ora è lui ragazzi che prende in mano la situazione <ride> e la bacerà anche in modo appassionato ah. mm. eccoveli qua top lei è un po' sbronza. Lui, ragazzi, triste e depresso, deve tirarsi su di morale. E eccoveli qua, tutti e due. Io non lo so, ragazzi. Vabbè, lei era sbronza anche prima. Nel senso, voglio dire, quando stavamo lì al bar. Per questo ha flirtato con la nostra, no? Zoe. Ma che cacchio, pure il guardone! Ma se ne vada, per, per cortesia! Questi sono momenti epici. Quindi cerca di avere un figlio. Perché vi ricordo che. Zoe deve rimanere incinta eh, del caro Mandras, mentre eh, Joe di questo tizio. Qua. Vabbè. Eh, Zoe, tesoro, Zoe ti va decisamente meglio. Senti, bello, vattene, giustamente sto dicendo perché eh, già è tanto che non ti spacco quelle, mh, quella treccia che hai, che ti piglio per quella treccia e facciamo. Eh, te ne vai, cocco, per favore? Se ne devi andare Questo abitino Dicevo Zoebler sta con Joe In dall'alcol E all'uforia della vacanza Va mh, La vacanza Dicevo maggio, la rifiuta Arrabbiandosi Perché si sente già un po' in colpa Per aver tradito Mandras e dopo la vacanza Non si frequenteranno per un bel po' E la direttiva di Roy Cole Che è stata portata a termine Dream Black Moon mi diceva Le ragazze hanno... Cioè, si sbronzano ragazzi per farvela breve finiscono per flirtare. Ma il giorno dopo decidono di rimanere solo amiche E obiettivamente ragazzi non ce n'è stato neanche bisogno Perché la cara Jo ha rifiutato Ma la direttiva del di Dream è portata a termine Ali abbiamo portato a termine la tua direttiva Mandras torna per chiedere perdono ovviamente a Jo La becca in flagrante Mentre questa mi rimane incinta del tizio Che qualora poi non fosse rimasta incinta ragazzi Off camera ci penserò io insomma Ehm... Loro due ehm, fanno fichi fichi e anche lei dovrebbe rimanere incinta. Ecco, guarda, fai così, giusto per essere sicuri: ecco, visto che vuoi fare di nuovo fichi fichi, cavo, così ragazzi siamo più che certi. Poi, eh, e quindi anche quella di Ali è stata portata a termine. Um, L'unica cosa ragazzi è che la vacanza termina con Joe e Mandras in crisi, questo um, sì sicuramente saranno in crisi e uh, diciamo che visto che la um, cara Adana mi aveva chiesto come direttiva di, um, di far sì comunque che il caro Mandras cedesse, no? Vabbè questi stanno figliando tesoro vuoi tornare indietro oppure vuoi tipo restare qua? Eh no, ci sei all'alloggio, guarda, fai una cosa. Diciamo che tu, mh, Ti nascondi da tutti. Ecco, meglio Nasconditi, tesoro, nasconditi. Vai, vai. Eh, dicevo quindi, ragazzi. Sì, loro adesso mh, cosa accadrà, ovviamente? Lui si sentirà in colpa, ragazzi, perché non solo l'ha tradita con la cara Miranda, ma l'ha tradita adesso anche con Zoe. Zoe si sente in colpa perché, ovviamente, è la sua migliore amica, ragazzi. E quindi ovviamente ora loro parleranno, no? E dirà guarda non, cioè, non possiamo fare questa cosa assolutamente. Quindi ora immaginiamo che lui ha sentito lei che è rientrata, no? Sbattere così la porta. Corre in bagno, si fa una doccia fredda che è anche meglio, Cowy. E lei pure va in bagno. Lo scopriamo ragazzi, scopriamolo. Dopodiché si fa anche il bagno con la schiuma, perché? Sarà rimasta incinta di Mandras? Ovviamente anche in questo caso, ragazzi, qualora non fosse rimasta incinta. E vi pare. <ride> C'erano dubbi? No, tesoro. Per ora non dire nulla. Perché voglio dire, ecco. Mh, fatti un bagno con la schiuma. Quindi ho pensato di fare così. Adesso di mandare loro due da soli fuori. Magari lui le parlerà di là. Guarda, cerchiamo di. Mh, di come dire, no? Uh, trovare un punto di un terreno comune cioè cerchiamo di eh, venirci incontro e di appianare le nostre divergenze quindi a quel punto ragazzi un po' per i sensi di colpa perché comunque voglio dire l'ha fatta grossa nel senso lei è andata sì con uno l'ha tradito ma questo è un cacchio è non lo conosce nessuno fondamentalmente uno del posto lì chi mai lo rivedrà nessuno però invece Zoe comunque è la migliore amica della nostra Joe. quindi lui si sente ancora di più in colpa quindi adesso sì Siederà um, così, saranno comunque sempre in crisi ragazzi perché non è che è una cosa così passeggera, cioè una cosa che passa così insomma no? Però diciamo che adesso magari lui um, discuti dell'umore imbarazzato no? Parleranno ragazzi, immaginiamo ragazzi che parlano dai, um, cioè non ci vuole una scienza per capire che entrambi abbiamo sbagliato Abbiamo una figlia insieme. Cerchiamo di, Andrea, no? Non flirtare adesso. Che qua mi combini il patatrack. Cerchiamo di venirci incontro. Di, ecco, fa un discorso esortativo. Mambras, io non lo so, ho sbagliato veramente tanto. È buono almeno quello che stai mangiando? Tipo, lei cerca un attimino, no? Sì, cioè, dai, dobbiamo essere. Per, per la nostra piccolina. Che tra parentesi, ragazzi, sta per crescere perché mi è arrivato il messaggio che sta per crescere quindi dobbiamo anche sbrigarci. Sì, facciamo un po' di pulizia nei nostri cuori. Mandras, possiamo, possiamo venirci incontro? Possiamo fare qualcosa per risolvere questa situazione? Mi fa piacere che lo conosci adesso. I suoi tratti bene. E quindi magari lui ora la abbraccerà poi, ragazzi. Tu invece ti sei, come dire, abbottata di. Ecco, fai così, tesoro. Basta. Basta, ho detto. E faccio un piacere a tutti per non creare altri danni, vattene a letto, fammi sta cortesia. Perché sì ragazzi, perché adesso fondamentalmente i nostri uh, devono far pace, stanno un po' ancora, vedete la crisi uh, c'è, perché ancora un po' i nostri discutono e si, si litigano, è normale, cioè è appena accaduto ragazzi. Lui le farà una posa sexy, le dice dai abbiamo tanto in comune, la musica, no? Oddio, lo so. Ma non farmi ste pose da divo perché, guarda, io avrò sbagliato. Eh, però pure tu, insomma, non posso allontanarmi di casa un attimo. Eh. Guarda, che non è un videogioco la vita. E lui lo so, ma dai, non sono l'unico che ha sbagliato. Cerchiamo un attimino di mm, riparare i nostri errori. Non è che tu sia stata proprio una santa. Ok, ragazzi, ci siamo. Ci ho messo una vita perché vi Dio. giuro la relazione era andata a finire in ah. rosso dal punto di vista Fu. romantico, non ne volevano sapere di <ride> andare. A lei è cresciuta la pancia, quindi ah. vi faccio... Cioè, capite quanto Chugui, cappero chiamati. ci ho messo? Perché poi so mandare a letto, insomma ragazzi, un delirio. E lei è scesa a... giù per Dibesca. le scale, li ha visti Bonte. che flirtavano, huh? guardate amore traballante, Ooh, triste anima gemella, non interessata tra... ragazzi, un delirio. <ride> Fatto sta se... però ragazzi che il momento <ride> è arrivato, diciamo che lui Tops. fa il baciamano e le dice guarda, adesso sono stato un sacco dell'immondizia veramente a comportarmi in quel modo ma ho capito che voglio dedicare a te il mio cuore e eh, lei sì, dobbiamo fare un po' di pulizia nei nostri sentimenti. Ma cosa c'appero dici? Come nei migliori romanzi d'amore. Sì. Via la spazzatura. E largo al romanticismo. Io sono l'uomo che fa per te, lo sento. Oh tesoro, sei sì, sei bello come un bronzo di riace. Va bene ragazzi, abbiamo capito. Lui le chiarezza la guancia, ma basta questo lavoro. E a questo punto, dopo un bacio appassionato, diciamo ragazzi, ho immaginato che loro tutta la notte hanno parlato, hanno litigato ovviamente, hanno parlato, notte pure parte della mattina, insomma, vabbè, non so nemmeno più quanto tempo è passato, però hanno litigato, hanno parlato ragazzi. Uh, hanno urlato a lei è cresciuta la pancia quindi è messa messo qualche chilo tesaro, mm, sì, un pochino mm, così e quindi ragazzi uh -oh. hanno capito che devono uh -oh. stare insieme anche perché hanno una figlia arriva a questo punto il momento propone le nozze io ho camera ragazzi gli ho chiesto di diventare la fidanzata vabbè gli step li conosciamo ed a questo punto lui fa ti prego sposami ero venuto qui Proprio con questo intento volevo chiederti di sposarmi. E lei, ragazzi. Oh mio Dio! Così? Eh lo so! Lo so! Ti oh, più! Certo! Certo! Mm. lei ragazzi ovviamente eccola lì oddio lei ragazzi sa di essere incinta perché diciamocelo mm, ha già avuto una gravidanza quindi i sintomi ehm, i rigonfiamenti lo sa ragazzi ehm. e ovviamente ora come farà a uscirne come farà a uscirne la nostra Jo ne uscirà la nostra Jo sta solo a voi dirlo ragazzi a voi e alle vostre direttive quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Io, ragazzi, è spur... anche se sono incasinatissimo, mi sono divertita un sacco. Ovviamente, ragazzi, le altre direttive um, le porterò a termine. Comunque, vedete la eh, nausea e tutto il resto. E diciamo che adesso lui le dirà amore. Fermi tutti, dov'è? Facciamo fichi fichi per suggellare il nostro amore. Eh, certo, mi sembra giusto. Quindi ora loro faranno fichi fichi mm. Joe potrebbe addossare Diciamo la gravidanza a Mandras perché credere a Mandras che è lui il padre Ragazzi io non lo so Sta a voi Oppure Joe confesserà Oppure Chi lo sa Non lo so eh, Voglio dire Sti giochi di parole meravigliosi Inoltre Cosa ne sarà di Zoe? Che eccovela qua Col suo pancino Ma dove cappero sei andata tesoro? Scusa eh, Sì dovevi andare lontano Ma eh, Non fino a questo punto Vabbè quindi, ragazzi, che ne sarà di tutti loro? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Non lo so. Fatto sta, ragazzi, che io metterei in pausa qui con la dolce Zoe. Zoe, cara, dove sei? Guardatela, ragazzi, quanto è triste. Ma pensa a Max, quanto sarà triste. Oh, santo cielo, ragazzi, Ricapitola ricapitoliamo le direttive, Era Colme mi aveva chiesto, appunto, l'ho già detto prima, è stata portata a termine, Dream, l'abbiamo detto, è stata portata a termine, quella di Ali, ovviamente, è stata portata a termine, quindi Mandra si sente in colpa per aver tradito Joe, si precipita lì, però la becca che fa fichi fichi col salvadoregno, ragazzi, e in una botta, no, io ho immaginato, lei è un po' brilla, non so, è un po' brilla, lui, ragazzi, eh, triste, eh, fanno fichi fichi e... Mentre Jo è rimasta incinta del eh, salvadoregno, la nostra Zoe è rimasta incinta del caro Mandras. Che vi ricordo anche un figlio con ehm, il, la nostra bellissima protagonista, Jo. Ma anche con la meravigliosa Miranda. Ragazzi, eh, Mandras: come dire, no? Espande, come dire, marca il territorio. Ecco, diciamo così, ovunque. Mi piace, ragazzi. Sta diventando una cosa proprio. Un casotto, insomma, ecco, ve, lo, ve lo ripeto. Noi, Beautiful, ci pagherà i diritti prima o poi. Allora, Adanai invece mi aveva chiesto che, um, uh, di far appunto, andare Mandras a Selvadorada per uh, chiedere appunto a Joe di perdonarlo e di sposarla. E l'abbiamo fatto, ragazzi. Quindi anche la direttiva è portata a termine. Di Adanai, uh, Joe deve esplorare il tempio e finirlo. Ora io non so se riuscirò a portare a termine questa direttiva nel prossimo episodio, perché off camera, ovviamente, ragazzi, valuterò se può effettivamente Joe andare al tempio. Anche se, ragazzi, voglio dire, sarà un delirio, perché immaginate con i bisogni della gravidanza, ehm, che calano a picco, quando appunto le semine sono incinte, immaginatevi di andare al tempio. Io non lo so, ragazzi, se ne usciremo vivi, ma non so nemmeno se può effettivamente partire per la giungla non lo so ragazzi non ho mai provato con una semina incinta quindi in caso questa la terrò per il futuro adana e vedremo, vediamo un attimo ecco dimmi tu se qualora anche si potesse fare vuoi comunque che vada mh, incinta comunque che quindi ecco saranno più le volte che dovrà tornare indietro andare in bagno mangiare eccetera eccetera oppure se magari vuoi che questa direttiva appunto la farò in un altro momento più avanti ovviamente però ehm, la farò Uh, Tartol mi aveva detto: Mandras dovrà confessare il suo tradimento a Jo, che sarà furiosa. Ma poi farà di tutto per riconquistarla. E lo ha fatto tesoro perché le ha chiesto di sposarla. Insomma, diciamo che un po' l'ha riconquistata. Lei non gli confesserà mai il suo tradimento. Questo, purtroppo, non, po cioè, non poteva attuarlo, ragazzi, perché ovviamente andava troppo in contrasto con le altre direttive. Quindi, diciamo che magari mh, Jo non le. Mh, eh, qualora. Ce ne saranno ovviamente in futuro, Joe. magari, ecco, io lo, io lo vedo così più che altro. Magari, Gio ragazzi, mh, gli era un po' infinocchiata dicendogli: Ma è stata la prima volta, eh, non ci ho mai tradito prima. Mentre invece sappiamo che. L'aveva già, no, tradito <coughs> con... Eh, nello scorso episodio. Quindi diciamo, sì, non gli confessa il primo tradimento. Ecco, Tartle, mettiamola in questo modo, per cercare, insomma, di incassare tutto. Lil Grace mi ha detto, Zoe, presa dall'alcol, ci prova con Joe. Solo che quest'ultima inizialmente ci sta, eh, però purtroppo non c'è stata, mi dispiace tanto, tesoro. Ma poi sarà la stessa Joe a terminare questo flirt improvviso. Diciamo che l'ha terminato subito. Però, fondamentalmente, non mi sorprenderebbe se un domani, ragazzi, questa cosa, insomma, se lei... Qua dicono tutti sì, voglio dire, non lo so. Stranamente ha detto no, non so per quale motivo, ragazzi. Quindi io direi che anche questa si può considerare conclusa. Drago, ovviamente, mh, dobbiamo scoprire al che nascerà il figlio di Mike e Miranda. Uh, se sarà una femminuccia o un maschietto, quindi la tua è un po' più a lungo termine. Inoltre, ragazzi, ho portato anche a termine la direttiva, quella vecchia, no? Uh, della nostra call di, di far far pace a Beth e Mike. L'ho fatto molto volentieri perché? Ma perché cappero, stanno stavano litigati? Questi ragazzi, non lo so, ragazzi, non lo capisco. E, e niente ragazzi quindi abbiamo portato a termine un bel po' di direttive oltre a quella di Vecchia di Drago che mi aveva chiesto di far sposare appunto eh, Mike e Miranda di farle avere un, un bambino il bambino è in cantiere vi ricordo ragazzi un'altra cosa che a me è arrivato il messaggio che la piccola Lemonie sta per crescere quindi vi chiedo fatemi sapere se volete effettivamente che restino ancora a Selva Dorada perché per me possono anche tornare indietro oppure cioè, mi farebbe piacere tornare indietro perché vorrei assistere al compleanno alla crescita comunque della piccola Lemonì eh, che cresca da sola, visto che adesso anche il papà sta qua, insomma, mi sa un po' di triste. Però fatemi sapere voi se per voi mh, va bene comunque che loro tornino indietro a casa, oppure se volete che restino ancora a Selva Dorada. Vi ricordo inoltre, ragazzi, che non in questo qui, ma nel prossimo episodio ancora inizierò a inserire simself. E inoltre vi ricordo ancora che, ragazzi, um, Visto che il prossimo episodio ancora si dovrebbe esatto, no? Io avevo dato come data, ragazzi, ultima per inviarmi. Simself entro e non oltre lunedì 2 aprile, quindi a Pasquetta, ragazzi, proprio perché in questo modo io avrò il tempo. Quindi, non questo episodio, quello dopo ancora, appunto, tutti saranno, no? stati inseriti. Così non avrò, ragazzi, simmini che invecchiano prima di altri, inseriti prima di altri, così da non far, non far troppo casino. Vi chiedo, ragazzi, infine, un'ultima cosa. Ehm... In futuro cercate mh, è un consiglio veramente, ragazzi, che vi do al profondo del cuore spero che nessuno si offenda per questo. Cercate di leggere le direttive di chi scrive prima di voi. Nel senso che, ad esempio, ecco, in questo caso è vero che ce la siamo un po' arrabattata, ragazzi, voglio dire, eh, ce, ce la siamo come dire, una traduzione l'abbiamo un minimo trovata, nel senso che, per esempio, nella direttiva di Tartle di Tartle quando mi diceva lei non confessa il tradimento a Mandras, ovviamente per abbi motivi, ragazzi, io non posso. Fare questa cosa, quindi diciamo che non gli confessa il primo tradimento, però che non glielo confessa proprio era un po' impossibile perché la direttiva di Ali mi diceva che eh, lui la doveva beccare proprio, no? In flagrante perciò ragazzi leggete le direttive prima che danno prima in questo modo il mio è un consiglio ovviamente poi fate come volete perché ecco io cerco sempre poi di incazzare ragazzi in un modo o nell'altro a incastrare ci incastriamo però secondo me in questo modo se per esempio ecco non so adesso faccio un esempio se eh, magari Tartle Tartle ci teneva no, a che John non rivelasse la sua no eh, il suo tradimento eh. Ovviamente io non ho potuto farlo al 100% come avrebbe voluto lei, quindi se magari leggete le direttive che vengono lasciate prima, ragazzi, potete o cercare voi di trovare un escamotage o suggerirmi nella direttiva stessa un escamotage per far sì che io possa portare a termine le direttive come voi effettivamente volete. Ripeto, qui abbiamo trovato una sorta di escamotage, però non è stata portata, diciamo, fra virgolette a termine proprio al 100%, quindi io vi do questo consiglio. Poi, ovviamente, ragazzi, sentitevi liberi di darmi tutte le direttive che volete, come volete, però è un consiglio anche perché ho notato, in questo episodio soprattutto, che le direttive erano molto simili fra loro. Eh, quindi, ragazzi, magari ecco, anche leggendo chi, no? Come dire che magari ha lasciato la direttiva prima, potete o dare un'aggiunta, ho capito perché io ovviamente ragazzi non sacrificherò mai una direttiva per un'altra, se non ecco per esempio, non so, per esempio Lil Grey Simmer mi ha detto no, ehm um giù inizialmente ci sta quello poi non dipende da me perché se la simina non ci sta ragazzi ovviamente poi eh, come sappiamo tutti il gioco lo fanno i sim non lo facciamo neanche più di tanto noi quindi spero ragazzi che eh, questo suggerimento possa essere utile per tutti e soprattutto che non venga colto diciamo nel senso sbagliato ecco non è una critica la mia è un consiglio detto questo ragazzi io eh, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio e magari mi scuso se è durato anche un po' di più io ovviamente cerco sempre di tagliare ragazzi però poi eh, per mostrare le cose un minimo devo farvi, le, farvi ve le vedere altrimenti non avrebbe tanto senso quindi se vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo nel momento in cui decidete di iscrivervi di attivare la campanellina perché in questo modo ragazzi ogni volta che pubblico un video vi arriva la notifica quindi non perdete nulla vi ricordo inoltre anche che in descrizione nell'info box trovate la mia programmazione tutti i vari modi per contattarmi e pagina facebook per le foto fatte off camera ragazzi mi raccomando trovate ragazzi anche le mie playlist e infine il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 Andate in tutti i loro canali. Iscrivetevi. Attivate le campanelline, ragazzi. Andate, andate. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Sul Sul Simmers. Si e non.